Oggi è stata una bellissima giornata con la preside, i professori e soprattutto con questi ragazzi e queste ragazze che così per un'ora, un'ora e mezza ci siamo veramente mescolati in emozione, racconti, storie e aneddoti per raccontare quello che è un percorso di vita, quello che è il percorso della mia vita che si vede tante medaglie, tante coppe, ma soprattutto descrivere, sapere, capire che cosa c'è dietro una persona, quali sono le motivazioni e qual è la forza, la sofferenza e quanto bisogna tenere duro per arrivare agli obiettivi. Questo è in sostanza quello che credo sia necessario comunicare ai ragazzi, in particolare a questi ragazzi e queste ragazze che hanno scelto l'indirizzo sportivo e che hanno creduto che attraverso lo sport si possa raggiungere e si possa avere anche quel qualche cosa di diverso nella vita come valori, come riferimento e anche come concretezza nel sentire proprio nel proprio fisico la cosa che si fa e appunto riconoscere magari anche che questo percorso è un percorso che li porta a trovare lavoro magari in ambiti particolari, in ambiti dove c'è spazio, diritto sportivo, marketing, immagine, insomma una serie di lavori che sono anche lavori nuovi della nostra società. È sempre bello parlare ai giovani, è sempre bello anche per me nel parlare, rivivere, ma soprattutto avere la possibilità di raccontare e anche riconoscere allo stesso tempo da parte mia quali sono state le vere motivazioni e anche quali sono state le basi che mi hanno tenuto, che mi hanno dato la forza di andare avanti. Tra queste la famiglia, tra queste mio padre e mia madre, tra queste la mia terra, le mie radici. Noi siamo frutto di quello che è da dove veniamo e cosa siamo e poi lo esprimiamo a seconda di quello che le nostre radici ci hanno dato e poi un'apertura verso il diverso. Abbiamo parlato parecchio, l'ambito internazionale, lo sport ti mette a confronto, siccome è universale, è veramente l'unica cosa universale con la musica, universale nel mondo che ti mette nudo uguale a tutti, nella diversità. E questo è molto bello anche perché in una società multietnica come stiamo vivendo è importante comunicare ed educare i ragazzi a questa diversità e lo sport lo fa in un modo straordinario. E le cose più glaciali di questo mondo anche a livello politico, Russia e America si sono parlate attraverso eventi sportivi per esempio, o Cina e America attraverso una partita di ping pong, quindi lo sport ha anche segnato la storia e oggi qui è stato veramente molto bello anche poi comunicare per esempio quello che è l'attualità, cioè il mio ambito politico, il lavoro da politica che sto facendo adesso, specifico poi nell'ambito della scuola e dello sport, comunicare a loro che finalmente anche il liceo sportivo è stato riconosciuto nella riforma come un liceo, inserito nei licei speciali e quindi un riconoscimento che ovviamente non viene solo dall'Italia ma che l'Italia ha subito preso dall'Europa che attraverso il Trattato di Lisbona ha riconosciuto questa formazione e educazione che il ruolo dello sport ha finalmente in maniera ufficiale nella nostra società. Quindi un confronto a 360 gradi è un grande piacere. Quindi scelte politiche anche su questo genere di licei che poi si affiancano a quelli nuovi sostanzialmente, musicale, coreutico, insomma, sì. Questa è una scelta precisa, insomma, sì. Come numeri come siamo? Ma come numeri ci andiamo un po' piano perché siamo convinti che il liceo sportivo, visto quello che è successo in questi anni e visto come si sono mossi subito in tutta Italia, ci dovrebbe essere una grande richiesta. Per cui siamo ancora a livello ministeriale nella fase in cui c'è una commissione che si deve riunire, preparare e lavorarci sopra, però insomma pensiamo che i numeri siano abbastanza grandi. Poi noi a numeri, permettiamoci di dire che in Friuli Venezia Giulia abbiamo grandi numeri. Legati, e questa per me è una soddisfazione dirlo perché legato a tutto quello che il Friuli Venezia Giulia ha espresso nelle sue massime espressioni di medaglie, coppe, vittorie nella storia olimpica in particolare. E una regione come la nostra attraverso l'Istituto Bachmann o attraverso il liceo sportivo qui a Udine esprime veramente una voglia e una capacità di sapere quale connubio forte e bello può essere la parte di studio, di crescita proprio dell'individuo attraverso lo studio legata allo sport sia fisico ma anche poi alle materie che ne derivano, materie vere e proprie, diritto, economia, legate allo sport. Credo che la nostra regione possa essere assolutamente l'espressione più forte e più bella di questo connubio. Io credo che lo sia e questo è un modo anche
non dico di premiare perché non è giusto, però di riconoscere che nel Friuli Venezia Giulia tutti questi atleti che hanno ottenuto e le atlete che hanno ottenuto grandi risultati possano veramente avere sempre il diritto, lo chiamo diritto, di poter studiare e fare sport.